Ciao Simona, oggi sono sola. Ciao, ma Squaletto dove è andato? Lui per combattere il caldo e l'afa è andato a farsi un bagnetto nell'oceano. Ah, beato lui! E tu cosa fai? Aspetto che torni, così poi mi racconta com'è andata. Ma no, per il caldo, dicevo, cosa fai? Vuoi vedere cosa faccio io? Ciao amici, per me è veramente troppo il caldo, intendo. Il corpo umano non è costruito per sopportare così a lungo condizioni estreme e il caldo e l'afa sono ancora più difficili da sopportare del freddo. Ma davvero? Beh, sì, per me di sicuro. Anche in Italia le temperature stanno diventando alte, altissime, troppo alte e noi non siamo abituati e nemmeno acclimatati. Non serve che ce lo ricordi, Simona. Invece sì, allora qui ci vuole una strategia e come sempre iniziamo dalla tavola. Prima di vedere insieme quali alimenti scegliere per combattere meglio il caldo, vi ricordo di mettere un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Siete pronti a conoscere le giuste scelte a tavola per stare sempre bene nonostante il caldo? Sono 8 consigli semplici ma efficaci e da mettere tutti in pratica e in più una strategia finale per farli funzionare al meglio. Vediamoli insieme. Se non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, è facile, basta un clic così e attivate la campanella delle notifiche. Bene, amici carissimi, sicuramente conoscete già molti di questi accorgimenti, ma forse non li mettete tutti in pratica come capita spesso. E per riuscire a farlo, vi sarà utile questa mia strategia che rende tutto ancora più efficace. E sì, Simona, tu come fai? Io creo dei veri e propri menu quotidiani anticaldo tenendo conto di questi punti. Quindi costruisco colazione, pranzo e cena con i giusti alimenti e sento decisamente la differenza. Provate anche voi, amici, e scrivetemi i vostri risultati nei commenti. Bisogna sapere che il caldo e l'umidità non danno solo fastidio, ma creano anche disturbi come stanchezza, perdita di liquidi nei tessuti, disidratazione, gonfiore, mancanza di concentrazione e a qualcuno viene mal di testa. Vi è mai capitato? A me sì. Anche a me. Condividete se volete diventare portatori sani di salute e di freschezza. E noi ci vediamo al prossimo video, naturalmente. Ciao!